Sì, il primo tempo, cioè, abbiamo sbagliato la prova, sì. Dopo loro comunque ci aggredivano abbastanza alti, dopo quel calcio ha messo in difficoltà il primo tempo sui cambi campo, a sinistra, a destra, a destra, a sinistra. Dopo ho fatto subito quelle 3-4 azioni, se non sbaglio, il primo tempo, che Dopo 30 secondi. sono un po' sballottato. Sì, il primo tempo ci hanno regalato, dopo nel secondo tempo siamo usciti, però non è stato abbastanza. Il primo tempo magari, sì, come ho detto prima, abbiamo avuto un po' di difficoltà anche appunto a livello tattico, loro ci arrivano abbastanza alti, non siamo riusciti a fare gioco, diciamo che non siamo riusciti a fare movimento, a creare situazioni importanti per cercare di fare gol. Dopo nel secondo tempo siamo usciti meglio, cioè nel senso abbiamo creato di più, però appunto non è stato abbastanza. Dopo magari giocando da dietro le punte magari ho più possibilità di puntare la porta dritto per dritto, cioè gioco meno di spalle alla porta e magari riesco a creare qualcosa di più. Però appunto non è servito e Finora sei soddisfatto dell'inizio di stagione? sì, cioè sono contento anche perché adesso è andata bene, soprattutto a livello fisico, che è quello che mi è mancato negli ultimi anni, ho avuto abbastanza, anzi parecchi infortuni negli ultimi anni, quindi cioè, fino adesso mi è dovuto anche. Cioè, magari ho avuto un calo di prestazioni dopo la squalifica, ho fatto 2 o 3 partite che non mi sono piaciute troppo, però credo che tutto sommato all'inizio del campionato sia mio che della squadra cioè, stanno benissimo. Dopo il secondo tempo abbiamo avuto più spazi, diciamo, forse in mezzo al campo, perché loro comunque si sono chiusi dietro, magari tentando di chiudere il risultato. E puntare più sul contropiede e quindi magari abbiamo avuto più possibilità di tirare da fuori area che magari non colpendo la palla sul cross dall'esterno. Giocando di fronte alla porta magari ho più possibilità di puntare l'uomo che riceve la palla, magari giocando cioè, di spalle alla porta devo puntare più presentarmi nello spazio, no? Puntarmi dentro nello spazio, su magari lancio in profondità dal compagno. Quindi abbiamo perso una partita contro una squadra che comunque è validissima, non è la prima arrivata. Cioè non è che non farci un dramma comunque. Cioè, siamo sempre lì, siamo consapevoli come sempre restano i nostri mezzi cioè, la settimana andrà avanti come tutte le altre settimane, ci impegneremo come sempre, cercheremo di arrivare alla partita pronti per portare a casa più punti possibili. Mister, vi ha detto qualcosa riguardo gli errori commessi? Vabbè, più o meno penso così, che nel senso abbiamo quello che ha detto a fine partita è che comunque abbiamo regalato il primo tempo, cioè non siamo stati diciamo pronti, siamo stati pronti all'inizio, cioè siamo mancati in quello l'approccio della partita, che è quello che ha detto il mister di gara, dopo non so se voi vedete qualcos'altro. Grosseto, che squadra è? Allora, io sinceramente non è che la conosco proprio bene come squadra, anche a livello di singoli, però sicuramente è una partita da non prendere sotto gamba, una partita difficile, sicuramente loro verranno comunque qua per cercare cioè di fare bella figura comunque contro la squadra che è seconda in classifica, cercare di portare a casa anche loro più punti possibili, quindi sarà una partita dura come ogni sabato.